profonde sull'analisi che sta facendo lei, pensavo che a livello di concetto fossimo un pochino più pronti, e invece oggi la sua risposta sotto certi aspetti, nella banalità più retorica del calcio, non benissimo, nel senso, secondo le palle spesso in ritardo, un po' di paura ad accorciare nei primi 20 minuti la loro velocità di più di un giocatore e poi poca lucidità nella costruzione e nella finalizzazione, però poi non è più calcio d'agosto, calcio di settembre, domenica la prima partita di campionato, non mi voglio nascondere, sono dispiaciuto, perché ci tenevo a passare il turno per 100.000 cose, però davanti a lì dobbiamo rimboccare le maniche, dobbiamo ripartire proprio dagli errori fatti durante la gara, in certe situazioni. Faccio degli esempi a livello fisico, se poi dalla parte trovi un avversario in uno contro uno che ha qualcosa di diverso, di essere abile a giocare prima a palla. Sto parlando di qualche giovanotto, ok? Se ne andare a finalizzare e poi non c'è, tra virgolette, voglio dire, quella cattiveria, consentitemi i termini, capito? Perché nessuno fa apposta di andare a buttare dentro la palla, poi in due o tre situazioni nel primo tempo siamo arrivati a quello e poi il resto alla fine l'avete visto, quindi sono dispiaciuto e non preoccupato, perché è normale, siamo all'inizio e pensavo di lavorare di meno in prospettiva futura, invece perdiamo gli equilibri, ma è abbastanza un giocatore, poi non usa una corsa di rientro, non usa qualcosa che potrebbe dare equilibrio e compattezza alla squadra, per i benefici del gioco, soprattutto in una situazione uno contro uno, gli spazi e le caratteristiche degli avversari, giustamente sono anche quelle di ripartire, sono anche quelle di usare le proprie qualità che sono la velocità in guida della palla e l'attacco dello spazio. Il derby è sempre importante, però come ho detto alla vigilia, quello che mi premeva constatare erano dei miglioramenti da un punto di vista dell'equilibrio, come ho detto, e oggi credo che a sprazzi, chiaramente in questo momento non abbiamo i 90 minuti nelle gambe, quindi un po' di sofferenza che è stata, poi chiaramente va riconosciuta la bravura anche dell'avversario e quindi abbiamo un po' faticato, però non abbiamo preso gol, mentre nelle uscite amichevole è vero che abbiamo giocato anche con qualche squadra di categoria superiore, ma abbiamo preso gol significa che per qualche squadra di eccellenza, quindi direi che la prima cosa che avevo chiesto alla squadra era questa e sono stato contentato appieno. Dopo dietro qua chiaramente c'è da lavorare perché se ci illudiamo che questa partita possa darci qualcosa nel futuro, facciamo un errore grave. Questa partita deve essere l'inizio di un percorso dove man mano dovremo mettere dentro dei miglioramenti che serviranno per affrontare situazioni più difficili, più complicate. Con il pensiero che magari crescerà anche la condizione atletica, crescerà anche la conoscenza dei calciatori, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non ci facciamo insomma, grandi illusioni perché sicuramente ci aspetta un campionato difficile, bello, l'ho già detto, ma complicato. Partita da due facce, primo tempo sicuramente più pimpante con qualche occasione da entrambe le parti, nel secondo tempo invece gara più piatta, però avete avuto comunque la lucidità di stare sempre in partita e di tutto sommato non rischiare mai nulla. Sì, non sono d'accordo sulle occasioni perché secondo me ne abbiamo avuto qualcuno anche noi. Poi chiaramente è venuta fuori la stanchezza, due calci piazzati hanno fatto un po' la differenza. Quest'anno abbiamo quei detti che calciano in maniera splendida, quindi ci lavoriamo tanto, ci lavoreremo tanto perché poi i calci piazzati diventano importanti, no? Nella realizzazione di qualche partita, di sbloccare qualche risultato. E dopo il secondo tempo devo dire che abbiamo lasciato un po' di supremazia di palleggio al Varese, ma non mi ricordo parate di Basti, quindi forse anche noi abbiamo subito sul calcio d'angolo, se non mi sbaglio, con Bertazzoli e tutto il portiere perché abbiamo sbagliato una marcatura, poi grandi occasioni da gol, credo da entrambe le parti forse ne abbiamo avuto più qualcuna noi, poi ripeto, un po' di mancanza di lucidità, un po' di stanchezza, un po' di fallo, eccetera.
piacere, magari potremmo gestire meglio qualche ripartenza che sicuramente saremmo stati più pericolosi, avremmo costruito più palle.